Buonasera a tutti. Questa sera è un po' speciale, noi siamo in un luogo specialissimo. Io voglio sempre ricordarlo ogni volta che iniziamo e facciamo questi concerti meditazione, concerti catechesi come quella di stasera. Ricordarvi che siamo nella Cattedrale di Roma, nella Cattedrale del Papa. Ma un luogo anche che è madre di tutte le chiese, che significa che le sue porte, il suo cuore, il cuore di questa chiesa è aperto al mondo, perché è come il cuore del Papa. Anzi, questo è il luogo, quello vero, in cui il Papa dovrebbe celebrare, fare le catechesi. Pensate, per quanto è grande la nostra basilica, sarebbe veramente una tragedia, perché 100.000 persone come in Piazza San Pietro qui non entrerebbero mai. Però capite, questo rimane il luogo dove è la sede, in fondo, del Papa, la sede del Vescovo di Roma. Nel 1300, in questo luogo, Bonifacio VIII indiva il primo giubileo, data importantissima. C'è un affresco di Giotto che è rimasto in uno dei pilastri della navata laterale alla mia sinistra che ricorda quel momento. Ma nel 1300, nella Pasqua del 1300, in questa chiesa venne anche Dante pellegrino nel Giubileo, un luogo quindi legato molto alla Divina Commedia, perché Dante concepì questo poema proprio inserendolo cronologicamente tra il Venerdì Santo e la settimana di Pasqua, quindi immerso dentro il mistero pasquale. Di cosa parla la Divina Commedia? Potremmo dire in maniera molto sintetica, parla dell'amore. Stop. L'argomento di tutte e 100 i canti è l'amore. Ma che cos'è l'amore? Questo è ciò che si pone Dante. L'amore non è un sentimento, l'amore non è una passione, l'amore non è qualcosa che coinvolge i nostri sensi o cose del genere. L'amore è il senso della vita di ogni uomo, è il fine per cui siamo stati creati. Prendendo in prestito da San Tommaso d'Aquino l'idea, e da San Giovanni, dall'Evangelista Giovanni, l'idea molto semplice che Dio è l'amore che muove ogni cosa, l'amore che muove il sole e le altre stelle, Dante imposta tutto il poema su questo. E ecco allora che Dante diventa l'uomo, l'uomo che cerca il senso della propria vita, l'uomo che va a investigare dentro se stesso e fuori da se stesso, cercando il senso della propria vita. Il poema inizia infatti con la selva oscura, che rappresenta la condizione umana, una condizione spinosa, oscura, buia, intricata, senza speranza. E Dante, sentirete, canterà tutto il suo desiderio di speranza, come ogni uomo, come ciascuno di noi. Ma sarebbe disperato tutto questo se Dio non avesse, nella sua misericordia, pensato alla redenzione. La redenzione è rappresentata nel poema da Beatrice. Questa donna era morta giovane, era per Dante, rappresentava l'ispirazione poetica, il sentimento dell'amore puro. Beatrice è lei che spinta, sono tutte donne che organizzano il viaggio di Dante. Maria vede Dante, la Vergine Maria vede Dante nella selva e prende a cuore la sua sorte. E allora chiama la sua patrona. La patrona di Dante era Santa Lucia. Chiama la santa come una regina chiama una della corte, e viene Lucia e gli dice: bisogna salvarlo. Lucia va dall'amica sua, va dall'amica di Dante, va da Beatrice. Tutte donne, vedete? Beatrice corre immediatamente in aiuto di Dante e intelligentemente cosa fa? Chiamerà il poeta che più amava Dante, lo prende per la poesia, lo prende per il cuore, lo prende per la sua
passione più profonda, e chiama Virgilio. Senza toccare l'inferno, Beatrice, ma apparendo a Virgilio nel limbo, lo manda da Dante e comincia il viaggio. Questa prima parte, io poi verrò a guidarvi, faccio la Virgilio numero 2, ci farà vedere nell'ouverture la lotta tra il bene e il male, e sentirete il tema del bene, il tema di Dio, il tema dell'amore in lotta con il tema del male, che è disgregante, è lo stesso tema disgregato. I musicisti se ne accorgeranno, sentiranno che è un tema che diventa improvvisamente la caricatura di se stesso, è il male. Dopo questa lotta troveremo la selva. Dante della selva canta la sua disperazione, si direbbe, e cerca la luce, ma sulla montagna Beatrice appare e, indicando l'amor che muove il sole e l'altre stelle, dà il desiderio a Dante di salire. Poi vedremo, sentiremo l'apparizione di Virgilio. Virgilio appare e racconta a Dante come Beatrice l'abbia chiamato e l'ha mandato da lui nella selva, e lo accompagna con un po' di resistenza da parte di Dante alla porta dell'inferno, e la porta dell'inferno canterà quelle frasi terribili: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va nella perduta gente. E così iniziamo il nostro viaggio. Quindi tenetevi forti, come si fa sull'aereo, perché questo è un viaggio. Questa prima parte è il prologo di questo viaggio. Ora lascio, non sarà integrale l'opera, perché durerebbe troppo, poi saremo qui un po' troppo a lungo, ma c'è tutto quello che è necessario da ascoltare. Per vedere quello che non vedete, chiudete gli occhi e immaginate ciò che Dante ci ispirerà con le sue parole. Allora, maestro Lazzari. Anche di presentarvi, poi lo faremo anche alla fine, però adesso volevo presentarvi il maestro Lazzari, che non dirigo io, una parte la dirigerò io, ma la maggior parte non la dirigo io. Ma qui ci sono due orchestre: l'orchestra degli archi del Boccherini, e l'orchestra strumenti a fiato, Luporini, Gennaro. Amici di Luca, San Germano. Però vorrei anche presentarvi il più grande di tutti gli esecutori, colui che suona il tam-tam. Fatti vedere, però, se no non ti vedranno mai. Guardate che anzianità di servizio. E con lui saluto tutti, perché il primo violino, ma ci tengo a salutare il più anziano, perché sennò uno poi... E allora adesso entriamo nell'ouverture dal mistero dell'armonia delle sfere al peccato di Lucifero, alla lotta tra il bene e il male, e poi iniziamo il viaggio. Thank you.
Mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Thank you.
Di cercare l'amore e ora torni indietro. Oh.
imprigionano. Ed io non so affrontare le sue belle. Che speranza mi resta? A te conviene tenere altro viaggio. Come un drago le triste rate strida, antichi spiriti dolenti, e poi vedrai coloro che son contenti nel fuoco, perché sperando in Dio alle grande anima mia, ciò più di me tenga, con lei ti lascio nel mio partire. Attraverseremo il regno della morte, che noi siamo entrati in questa terribile porta che parla, che grida, che ci ricorda che quello è un cammino senza speranza, ma
Dio ha voluto nella sua misericordia dare a Dante la possibilità di entrare nel suo cuore, nel suo inferno, incontrando dei personaggi che sono testimoni di dolore in questo caso, testimoni di una vita dissipata, perché testimoni di una vita che cercava l'amore lì dove non è l'amore. È proprio la vita, è la realtà di oggi. L'uomo è fatto per l'amore, è stato creato per l'amore e quella è la sua felicità. Ma l'uomo scambia per amore altre cose: la passione, la stima, l'onore, la gloria, la scienza, e addirittura l'odio diventa il fine di molte persone. Vedrete, i personaggi che ora ascolteremo si susseguiranno cantando in maniera dolorosa. Noi avremo anche pena per loro, perché racconteranno la loro fatica e anche la loro disperazione, la loro vita disperata, perché è andata a finire nel nulla. E guardate, sentirete Francesca, sentirete Pier delle Vigne, sentirete Ulisse, Ugolino, questi quattro personaggi che rappresentano Francesca, la passione che condusse noi a una morte. Ma Pier delle Vigne, che per l'onore che aveva ricevuto dal re Federico II, dall'imperatore, era il suo segretario, quando aveva perso la stima dell'imperatore si disperò, sentendosi accusato ingiustamente si suicidò. Questo perdere la propria vita per paura di affrontare la realtà. Quanti? Io penso sempre ai giovani che si drogano, ai giovani che fuggono la vita credendo di trovarne una migliore. Sfuggire la disperazione. Ulisse ci ricorda un po' i tempi di oggi, gli scienziati, gli uomini che credono di saperne più di Dio, che vanno avanti credendo di essere i padroni del mondo. Ma Ulisse viene inghiottito dal mare, quel mare che lui sfidava sempre e che non permetterà a Ulisse di oltrepassare i suoi confini. E Ugolino è agghiacciante, vedrete, Ugolino turberà anche voi sentire la sua testimonianza. Quest'amore che si trasforma in odio, quest'amore che diventa disperazione, pura disperazione. Noi ci troveremo a metà strada dopo Pier delle Vigne e ora il primo personaggio che incontreremo è Caronte, la morte, e canterà guai a voi sazi, guai a voi ricchi, canterà il Vangelo in questo caso. Perché? Perché lui è colui che chiude la porta alla vita terrena e ci dona la disillusione, perché la morte dice: i giochi sono finiti, la verità, questo è il mondo della verità. Caronte nella sua brutalità dirà alle anime: guai a voi.
Thank you.
abbiamo sentito due disperazioni, no? Noi spesso passiamo accanto a questi uomini e queste donne, ma non ce ne accorgiamo. Ora qui questa sera li sentiamo così, così tangibili, no? Ho sentito anche la fatica, Giorgio ci perde qualche chilo ogni volta che canta quest'anno, ma anche, ho sentito Manuela, Francesca, no? La passione conduce alla morte. E Dante ha immaginato che queste persone potessero raccontarci la loro storia, ma immaginatevi quante storie nel mondo ci sono. Le altre due storie che ora ascolteremo sono diverse. Ulisse c'è anche simpatico perché è l'eroe, siamo noi anche quando vogliamo fare, strafare, andare oltre i nostri limiti, quando l'uomo vuole, crede che la scienza, come dicevo prima, possa rispondere a tutto. E abbiamo esempi anche molto contemporanei di questa arroganza, ma il mare ferma, questo infinito mare che nella Divina Commedia come nella Bibbia rappresentano le forze che l'uomo non può, sono le condizioni, la condizione umana. Ma quello che più fa impressione è Ugolino. Ugolino sta nel cocito, ovvero sia sta nel ghiaccio. Chi odia, chi non ama, ha il cuore gelato. Uno pensa che l'inferno sia solo caldo, no? No, il diavolo è freddo. Il cuore del diavolo è gelato. Ed è proprio il diavolo che crea questo lago gelato nel cuore dell'inferno, dove lui stesso, il diavolo stesso, è inficcato. Un'immagine fortissima. Gli uomini che odiano, abbiamo visto cosa provoca l'odio, lo vediamo dalla guerra, lo vediamo dalla violenza, vediamo cosa può creare veramente il gelo. Per grazia di Dio oggi sentivamo notizie di disgelo, no? Come si dice anche in politica, no? Ma questo disgelo immagino sia stato frutto di tanta fatica e anche di tanto amore, è l'amore che disgela. Alla fine di questa parte, che è la fine del primo atto, voi ascolterete tutti questi amori, avete sentito come ve l'ho raccontati, amori sbagliati, che si intrecciano l'uno nell'altro, però nella disperazione dell'inferno, mentre Beatrice richiama e attira Dante verso l'amore, con la maiuscola, che muove il sole e l'altre stelle, come dirà Virgilio, l'amore che libera. E Dante vuole salire, vuole riprendere il cammino, ma questa volta vuole salire. Dell'inferno ce n'ha abbastanza, il suo cuore è troppo preso dalle tenebre, vuole la luce. E Beatrice, indicando le stelle che rappresentano il mondo di Dio, indicando le stelle, attira Dante questa volta nel nuovo regno, quello del Purgatorio. Allora adesso ascolteremo questa seconda parte. Thank you.
anche noi sollevati per essere usciti da tanto dolore e disperazione. Però continuo a dire quello che dicevo prima, questo dolore e disperazione purtroppo esistono e l'inferno non è solo dopo, inizia qui per moltissime persone. E Dante comprende che la via di Dio, quella via per le stelle, adesso deve diventare purificazione, liberazione. E Dante si coinvolge sempre con i personaggi, ora qui non lo potete vedere, ma in scena dopo Francesca, per esempio, Dante sviene e cadi come corpo morto cade, dice Dante. E lui si coinvolge anche con Ulisse perché conosce il mito antico e lui si sente un po' Ulisse. Anche con Pier delle Vigne si coinvolge perché rimane inorridito di questo uomo diventato albero, che la scena è così. E con Ugolino, Ugolino in cui non sa più neanche parlare Dante e addirittura fa entrare un po' di gelo nel suo cuore alla fine, che Virgilio si spaventa, cerca di lo scuote perché sta anche lui partecipando di tanto orrore. Ma finalmente, grazie a questa attrazione di Beatrice, no? Che alla fine esce sempre vincitrice, Dante si trova sulla spiaggia del Purgatorio. Qua ora tutto diventa nostalgia del cielo, preghiera. Per Dante il Purgatorio è come un monastero in cui si cantano i grandi inni cristiani. Sentirete tanto gregoriano nel Purgatorio, perché ogni tanto le anime del Purgatorio cantano pregando. Dante mette in bocca alle anime del Purgatorio le più belle preghiere, gli inni della liturgia. È il mondo che più assomiglia al nostro, al mondo terreno, perché è il mondo in cui ci si purifica, in cui si cerca il cielo, in cui si prega. Ma c'è una frase che percorre tutte le anime: ricordati di me. Allora mi fermo qui perché la prima parte sentirete un salmo cantare sulla spiaggia del Purgatorio, da dove arrivano le anime purganti. In exitu Israel de Egipto. È il salmo che si dovrebbe usare per i funerali, perché l'anima che esce dall'Egitto, ovvero dalla vita terrena, e approda finalmente alla terra promessa, in exitu Israel d'Egitto, canta il salmo pasquale. Allora ascoltiamo questo inizio e arrivo subito dopo per presentarvi i personaggi che Dante incontrerà. Percorrermi le orme, alzami ormai la navicella del mio incendio, che lascia dietro sé marsi crudele, e canterò di quel secondo regno, ove il buono spirito si pone, e di salire al cielo diventa degno. Lei, dov'è? È qui, è vicino. In cima al monte della libertà. Come faremo a salire? Dovremo chiedere. Vicina.
come si sale verso il monte. Non lo sapete, non siete qui. Siamo venuti da un'altra strada. Thank you.
ricordati di me, le anime del purgatorio. Non so se noi le ricordiamo, no? La tradizione della Chiesa ha sempre chiesto la preghiera per i defunti, ma a volte sì, forse i nostri cari defunti, ma ci dimentichiamo spesso di pregare per queste anime in attesa della luce, che ci chiedono, tutte le anime lo chiederanno. Qua siamo nell'atrio del purgatorio, un'altra anima incontra Dante, quella di Manfredi. Manfredi scomunicato, perché era anche un figlio bastardo di Federico II, scomunicato per ragioni anche di crociate, politiche, all'epoca si faceva presto a uscire dalla comunione della Chiesa, ma nonostante questo, durante la battaglia viene ferito a morte, prima di morire si raccomanda a Dio, alla misericordia di Dio, muore raccomandandosi a questa misericordia e diventa testimone della misericordia. Dirà delle cose bellissime Manfredi, spiegando che cos'è il purgatorio, il luogo di cui tutti siamo perdonati, come dirà anche in paradiso Piccardo. E sentirete dalla montagna venire una preghiera, salve regina. Le anime che sono sulla montagna invocano la madre della misericordia. Viene il tramonto e al tramonto vengono i pensieri malinconici, no? Tristi, tutto il purgatorio è un po' così. E Dante, vedendo il tramonto, canta quel testo meraviglioso del sesto canto del purgatorio. Era già l'ora che volge il disio ai naviganti e intenerisce il cuore. E canta in questa maniera, interpretandolo umanamente anche, la nostalgia del cielo, delle anime purganti. Allora, facciamo insieme quest'altro tragitto. Sono solo
Davanti alla porta del purgatorio c'è un angelo seduto su un trono. Ci sono tre gradini. Questi tre gradini rappresentano le tre fasi della penitenza: il dolore dei peccati, la confessione dei peccati e l'assoluzione. E Dante deve passare questi tre gradini e l'angelo lo interroga. Dopo averlo interrogato, con la spada che tiene in pugno segnerà 7P sulla fronte di Dante. Sono le 7 purificazioni, dai 7 vizi capitali, quelli che vengono purgati nel purgatorio, nelle diverse cornici. Ma c'è una cosa bellissima descritta da Dante: ogni anima che entra nel purgatorio fa aprire le porte del purgatorio, l'angelo apre le porte, nel cigolare le porte cantano il Te Deum. Ogni beato che entra in cielo scatena il Te Deum, perché è salvo, e tutte le anime cantano questa gloria a Dio, questo inno di gloria a Dio. Perché? Perché la sua misericordia trionfa. Dante entra e noi faremo un salto, farò tutte le cornici, andremo all'ultima cornice, quella in cima, dove c'è il fuoco. Sentirete il fuoco, saremo immersi nel fuoco, ma in questo fuoco ci sono tutti i poeti, ci sono le anime di chi ha peccato contro la castità, contro la purezza, e ci sono tanti poeti là, forse perché hanno cantato l'amore passionale. Ma Dante incontra degli amici e con questi amici parla di poesia, questa poesia che innalza l'uomo e che diventa anche capace di cantare la purificazione del fuoco. Cosa succede però? Dante deve passare dentro il fuoco e ha paura. Soltanto la voce di Beatrice, che nuovamente lo attira verso il cielo, gli dà la forza di passare questo fuoco. Virgilio però non passerà. È l'addio di Virgilio a Dante. Virgilio, che è la ragione, non può seguire oltre, anzi non saprebbe andare oltre. E allora, con un canto struggente, Virgilio dà l'addio a Dante, dicendo alla fine: io ti incorono e mitrio, dice così letteralmente Dante, ti incorono e mitrio, signore di te stesso. E ormai emancipato dalla guida di Virgilio, Dante si inoltra nel paradiso terrestre. Thank you.
Thank you.
Siamo sul paradiso terrestre, perché anche il paradiso ha una sala d'attesa. Questa sala d'attesa c'è una signora, c'è Matelda. Il compito di Matelda è di custodire il paradiso. Il paradiso terrestre non ha nessuno. Perché? Perché era fatto per Adamo ed Eva, ma loro furono cacciati dal paradiso terrestre. E nello stesso tempo, quando fu aperto il paradiso, nessuno vuole andare nel paradiso terrestre, tutti vogliono andare al paradiso vero. Per cui Matelda sta lì ad accogliere le anime che salgono e ad immergerle nell'Etè, questo fiume che fa dimenticare il male vissuto e commesso, e l'Eunoè che fa ricordare invece il bene compiuto e il bene vissuto. Pronti a questa salita si assiste a una processione, una sorta di film. C'era il paradiso terrestre, immagina una specie di cinema, Dante. Cosa si vede? Si vede la storia della salvezza condensata in una processione. Noi la sentiremo, questa processione, in cui appare un grifone, colui che è una persona in due nature, dice Dante, ovvero è Cristo, che trascina un carro che è la Chiesa. E su questo carro, velata, c'è Beatrice. Dante sente che è lei, ma non la riesce a vedere perché è velata. E quando si appare, si avvicina, c'è una grande emozione in Dante, ma non sa ancora cosa lo aspetta. Perché poi vi racconterò dopo cosa succede, perché non è un lieto fine questo, non è che poi vissero felici e contenti, tutt'altro. L'apparizione di Beatrice scatenerà qualcosa di diverso. Allora adesso entriamo anche noi nel paradiso terrestre, Matelda ci accoglierà cantando le beatitudini e poi indicando questa processione del grifone che gloriosamente entrerà. Questa processione si canta quello che si canta la Domenica delle Palme, Osanna, figlio David, perché è il grifone che entra.
Beatrice è apparsa con tutto il suo splendore, l'avete sentito bene, amica mia, ma Dante avrà una cattiva sorpresa, perché Beatrice invece di dare incontro a lui comincia a rimproverarlo aspramente,
pensate, per due canti di seguito il povero Dante si auto infligge tutte le cattive parole di Beatrice. Beatrice lo maltratta perché lui è arrogante, è stato superbo, è cattivo perché si è staccato da lei, si è staccato da quello che lei significava per lui. Era l'elevazione, era il poter andare verso Dio. Lui si era abbrutito, si era lasciato andare dopo la morte di Beatrice. E Beatrice, amareggiata, piangendo quasi, lo schiaccia sotto questo peso enorme delle responsabilità. Dante supplica Beatrice e chiede perdono. E finalmente, dopo aver chiesto perdono, alle parole di Beatrice, non conoscevi l'amore, quello vero, Beatrice si svela e svelando mostra il suo volto, il suo sorriso. Nel paradiso di Dante, ogni volta che Beatrice sorride, Dante sale un cielo. E il sorriso diventa sempre più bello, sempre più grande. Il sorriso rappresenta la grazia di Dio che Beatrice manifesta, porta. E negli occhi di Beatrice Dante comincia a vedere il paradiso, sale. E piano piano, salendo, Beatrice canta a Dante che cos'è il paradiso. Sono proprio le prime parole della cantica del paradiso. Il paradiso è la gloria di colui che tutto muove e risplende nel suo amore, e la gioia di questo amore è il paradiso. E subito dopo, stando in mezzo alle schiere, Dante incontra una sua lontana parente, Piccarda. Questa donna, che era monaca, fu esclaustrata forzatamente dal fratello Corso Donati, un uomo violento, per farla sposare per ragioni politiche. E poverina, lei morì di dolore, di sofferenza. Lei venne meno ai suoi voti, non per colpa sua, ma dirà una frase bellissima cantando insieme a tutte le anime create: nella sua volontà è nostra pace. Lei che ha dovuto subire la volontà altrui scopre che anche in quello si era compiuta la volontà di Dio, e lei è beata in cielo perché nella volontà di Dio è la pace. Allora saliamo adesso, dopo i rimproveri, già vedete accigliata Beatrice, i rimproveri di Beatrice, saliremo con loro in cielo. Thank you.
In cima alla meta del nostro viaggio. Siamo davanti alla gloria di Dio. Questa gloria di Dio è l'amore, ma per poter sollevare i nostri occhi verso Dio, così come deve fare Dante, deve passare per un posto che sicuramente gli permetterà di vedere Dio, un luogo ben preciso. E questo luogo sono gli occhi della Vergine Maria. È lei che era stata all'inizio del viaggio, lei sta alla fine del viaggio e questa volta lei svela a Dante chi è il vero autore di tutto il viaggio che ha fatto, che è l'amore di Dio, che è Dio stesso. E allora, dice Bernardo, bisogna chiedere la grazia a colei che solo può aiutarti. E tutti i santi, tutti i solisti che vedete, nel concertato finale canteranno ognuno una strofa, una parte di strofa, quell'inno straordinario che Dante ha posto nell'ultimo dei canti del Paradiso. Quel Vergine Madre, figlia del tuo figlio, che riassume tutta la teologia mariana in forma poetica. Tutti i santi invocano Maria e Maria volge gli occhi verso Dante e Dante, guardando gli occhi di Maria, alza gli occhi nella direzione in cui vanno gli occhi di Maria, ovvero la Trinità, e nello splendore di una luce infinita tutto il Paradiso canta la Trinità, che è l'amor che muove il sole e le altre stelle, e immersi in questa luce infinita, anche noi speriamo questa sera, terminiamo il nostro viaggio, quello che abbiamo fatto qui. Poi si spera che il viaggio di Dante, ossia il viaggio alla ricerca del fine vero della nostra vita, alla ricerca di Dio, dell'amore di Dio, possa continuare nella nostra vita. Voi sapete che qui stiamo in una sorta di sognatoio, no? Siamo qui a sognare attraverso la musica cose, poi bisogna viverle, perché uscite di qua, finito, non è più la musica, non ci sono più loro che cantano, l'orchestra, si devono vivere, ed è questo il mio augurio, che possiamo insieme fare questo cammino. È un cammino doloroso all'inizio, ma diventa luminoso. E allora questa parte finale me la dirigo io, col permesso di Giampaolo. Thank you.
adesso tutti quelli che hanno permesso questa serata. Questa è la seconda volta che lo replichiamo, anche se non in questa forma. Pensate, l'abbiamo fatta quando è stato il 14 settembre a Lucca, integrale, quindi 3 ore di rappresentazione. Però vorrei presentarvi anche chi è stato l'autore del libretto, Don Gian Mario Pagano, che stava qui nascosto e che ha ridotto la commedia. No, perché non si vede mai in questi casi, però facciamolo vedere almeno. È un prete romano, quindi è uno dei nostri. E poi volevo presentarvi tutti i nostri artisti che hanno eseguito le diverse parti. Bernardo, Gianni Proietti, Piccarda, Mariangela Topa, Matenda, Paola Cecchi, Caronte, Fabrizio Flamini, Via dei Tolomei, Daniela Bulleri, Ugolino Tommaso, Paolo Bianca, Ulisse Manfredi, Guido Alberto Lupo Iannella, Francesca Manuela Zani, Pier delle Vigne Arnò, ecco Giorgio Adà. Giorgio, ti faccio crescere i capelli anch'io adesso, così. Beatrice Mariangela Ruanno, Virgilio Valo Cipelli, ma avete già applaudito, ma li riapplaudiamo. Emanuele Faiola, maestro del coro, e Giampaolo Mazzo, che si è accollato una bella fatica, vi posso assicurare. Poi lì dietro, quello che fa più confusione come sempre, è il coro della diocesi di Roma. Abbiamo già salutato le orchestre, ma facciamolo per bene ancora. Tutti e due insieme, l'orchestra di archi del Boccherini di Lucca. Per i ringraziamenti d'obbligo anche per chi poi materialmente ha organizzato, nel senso che ha permesso la possibilità di fare questi due concerti, anche di ringraziare chi ha lavorato dietro le quinte, di mio nipote Tommaso, di Riccardo Rossi,
farà lui tutte le dovuti ringraziamenti, quelli seri. Già fatti quelli. Allora, io solo poche parole. Se voi avete letto la presentazione di Monsignor Frisina nel programma di Sala, nell'ultimo capoverso ha definito questo concerto un esperimento e ha accennato, cioè, la riduzione da opera a concerto. E il 14 sera, 14 settembre, 15 giorni fa, è stato realizzato analogo concerto completo in occasione a Lucca della inaugurazione, tra le varie manifestazioni, del complesso conventuale di San Francesco. Io credo quindi che sia per la sera del 14 che stasera l'esperimento sia ben riuscito. E il lavoro che è stato fatto, duro, da parte di tutti, lo è qui a dimostrare. Però io stasera voglio ringraziare in maniera particolare, come ha già accennato Monsignore, coloro che hanno permesso, sul piano finanziario, hanno permesso la realizzazione di questi concerti, di questi due concerti. E in particolare mi riferisco a quello di stasera, che come avete visto dal materiale, quindi dal programma di Sala, oltre ad alcuni sponsor istituzionali come il Comune di Capannori, sapete, la nostra filarmonica di San Gennaro è il Comune di Capannori, provincia di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Banca del Monte di Lucca. Ma in particolare io voglio sottolineare in maniera precisa e ringraziare per la sensibilità che alcuni imprenditori hanno avuto nei confronti della cultura, dell'arte, della musica. E questo è indispensabile, questa cosa, perché con la situazione che abbiamo gli enti ormai riducono sempre di più queste possibilità. E quando ci sono imprenditori che danno la possibilità e quindi il sostegno economico, io credo che vadano ringraziati di cuore. In particolare io stasera voglio citare l'azienda International Pepper, l'azienda leader del packaging del settore ortofrutta a Roma, e l'altra, l'impresa, l'azienda Cecchini. In particolare quindi voglio ringraziare il dottor Fabrizio Mannini, del direttore generale dell'International Paper e Red Box, e il dottor Armenio Cecchini, che è proprietario titolare della ditta Cecchini. A loro va il nostro affetto e il nostro ringraziamento. In più all'azienda Cinti Maceri, che il suo titolare, oltre a essere imprenditore, è anche vicepresidente della nostra filarmonica. Infine, a nome dell'amministrazione comunale di Capannori, io vorrei che portassero un volume sulle pievi di Capannori, Monsignore, quindi è in tono, mi pare, ai solisti, a voi e agli sponsor. Grazie, grazie di cuore per la vostra presenza. Mentre consegnano i libri, voglio solo fare un grandissimo applauso all'amico Marco Fredini. Solo questo. Grazie, perché la vostra collaborazione sta andando avanti da anni, quindi è una cosa che possiamo continuare a collaborare. Grazie Marco. Abbiamo finito, eh? Perché vedo...